Allora, che significa? Bisogna entrare forse un po' più approfonditamente nel mondo dei sistemi informativi geografici. E penso e spero che qualcuno di voi li ha quantomeno già sentiti nominare e o, alla meno peggio, insomma, ha capito di cosa stiamo parlando. Sicuramente è la tecnologia più efficiente per chi deve pianificare oggi. Non si può fare a meno di questo sistema di questi software, di questo sistema di lavoro, di questo metodo di lavoro. Per due motivi semplicissimi che provo, insomma, a raccontarvi io, probabilmente non sono più indicato, io lo uso, sono un fruitore, no? Però sono evidenti i punti di forza ormai di questa tecnologia. Il primo è che i dati che voi avete sono dei dati raster o vettoriali, quindi da una parte potete avere delle immagini come l'ortofoto su tutte, ma non solo lei, e dall'altra potete avere invece dei dati vettoriali, significa diciamo una costruzione di entità geometriche che vanno sempre a ricondursi a punti, linee o poligoni che montano, insieme montate, costruiscono poi prima gli strati informativi e dopo la mappa. Queste cose sono georiferite, cioè c'è un sistema di riferimento, VGS 84, il 33 nord per le coordinate proiettate, e quindi geometriche, che è sicuramente quello più utilizzato adesso da noi, il 33 nord per l'Italia orientale. Però insomma, quello che dovete capire bene è che c'è un linguaggio comune che ti posiziona le mappe nel punto giusto. E cioè, se io ho una base, io ho aperto un file di progetto. Attenzione, tutti questi che vedete qui sono dei collegamenti con delle strutture di dati veri e propri che stanno altrove, che sono degli altri file, shapefile chiamati, soprattutto quelli vettoriali. Poi ci sono quelli raster, sono anche differenti. Oppure ha dei collegamenti esterni che vanno sul web, tipo vedete qua OpenCycle Map, l'ultimo in basso. Adesso non lo vedrete perché io non vado su internet, però c'è un collegamento esterno. Non stiamo vedendo la stessa cosa. No, non stiamo vedendo la Ah, stessa sono cosa. in contrasto su questo. Infatti non riuscivo a seguire. No. No, era bianca. Vi stavo mostrando una cosa bianca per avere attenzione sulla leggenda. Prova ad aprire giù. No, è sempre steso. Okay, qualcuno di voi l'ha aperto mai un GIS? Tu Sì, sì, sì. forse, giusto? Tu hai fatto qualcosa con ArcGIS? Ma io vi faccio vedere il software. Cioè, io personalmente più la parte vettoriale, cioè la costruzione di loro, ma io sento questo grass, ma cioè come sostituto di ArcGIS, No, come, sì, come alternativa open source. Io vi faccio vedere QGIS. Qui ci sei una serie di robe, tra È l'altro open molto più, source, però c'è cioè, un po' più più semplice. semplice. Per quello che faccio io va benissimo, però. No, no, no.
Però io sono sempre, per un servizio, questo grasso sono sempre nell'ambito open source, ma mi sa che comunque QGIS è incorporato dentro GRASS, in realtà è GRASS che fa le operazioni, diciamo così. QGIS è una visualizzazione semplificata, però funziona anche da sé, sì. Alcune cose non le puoi fare con QGIS, le puoi fare con GRASS, ma sono veramente poche ormai. Perché QGIS è un... però QGIS ormai è un livello di usabilità. QGIS ora lo vediamo. Era quello che tenevo aperto. Forse lo vediamo. E ora lo vediamo dietro e non avanti. Cioè, quello che me lo vuoi lasciare dietro? No, vabbè, poi mi giro. Di utilizzarlo. No, ma no. Ci deve essere un modo. Beh, sì. Come tutte le risorse open source? La deve vincere. Sì, hanno una escalation di usabilità, cioè, fa erano codici, cioè... Cioè l'avvicinamento tra la risorsa open source e quella standard è sempre maggiore, è sempre meno, cioè mentre prima c'era... Guarda, dipende molto. Io un po' negli ultimi anni ho provato a riconvertire le mie funzioni su tutto quello che è open source, quindi con piattaforma Ubuntu e robe varie. Ci sono alcune cose che riescono bene e sono riuscito abbastanza bene, altre un po' di meno. Il campo dei sistemi informativi geografici è un campo fortunato da questo punto di vista, si può dire, perché l'accoppiata GRASS e QGIS ormai dà delle prestazioni elevate e io mi trovo abbastanza bene, se non fosse per alcune cose, adesso non scendo nei tecnicismi. Cosa è collegato col codice effettivamente, quindi... Cosa? QGIS? GRASS? Sì, no, in generale, proprio come programmazione e tutto, forse è più strettamente collegato al codice, quindi ci vuole ragione... ArcGIS o gli altri software proprietari sono corazzate, no? Però ad esempio se ti sposti di poco, vai dai cugini del disegno meccanico, nei CAD, c'è una differenza abissale invece. Tu non trovi nessun software open source che sia oggi come oggi all'altezza, ma pure nel campo vettoriale, tu vai a trovare un Adobe qualsiasi. Cioè, lo stesso Photoshop, lo stesso... Guarda, Gimp, c'è Inkscape. Tra un Open Office, per un semplice documento Word. Beh, lì sì, un po' di meno, però c'è. Sì. Vabbè, quel tipo di differenza la puoi applicare con QGIS, ArcGIS. Giusto. Però non è la stessa cosa che stai parlando di Inkscape, sì, Gimp, sì, non so se avete avuto modo, sono dei software open source, uno vettoriale, Inkscape, l'alternativa a Illustrator, per intenderci, per chi segue. Scribus si chiama il migliore, che è l'alternativa di InDesign, e Gimp che è l'alternativa di Photoshop. Io ho provato a utilizzarli, si usano, sono software che puoi fare delle cose, ma non ci puoi lavorare. Non è la stessa cosa, chiaramente. Invece nel mondo del GIS forse l'alternativa ce l'abbiamo. Poi queste sono delle risposte che ognuno deve dare, stiamo parlando di strumenti, insomma, è come dire se preferisci il Dell o Toshiba o se sei uno da Macintosh. Chiaramente devi riuscire a fare le cose che ti interessa fare. Allora, io quello che mi interessa fare, più o meno tutto, riesco a farlo con QGIS. Poi, a volte, sono obbligato a ricorrere anche ad ArcGIS per dei motivi ben precisi che non sono simpatici, ma insomma, adesso vediamo, perché Regione Puglia è molto avanti e sta andando in una buona politica di open data, quindi sta pubblicando molte cose. Però ad esempio la famosa carta tecnica regionale è scaricabile dal sito di Regione Puglia e ci puoi fare quello che vuoi e ci puoi lavorare, e adesso vi faccio vedere anche in QGIS. Però questi sistemi, soprattutto i vettoriali, no? Siccome sono delle strutture dati principalmente, funzionano, da come l'ho capito io, però in questo abbiate un margine di pazienza perché veramente non sono un docente di GIS, tantomeno li utilizzo. Però come funziona? C'è il file shape che per essere visualizzato in una certa maniera corretta deve essere vestito, si dice in termini tecnici. E cioè gli devi dare
le informazioni utili affinché venga disegnato quel poligono, non come un poligono semplice, adesso ve lo faccio vedere che significa, ma attraverso una leggenda, diciamo così, una veste ben precisa, che sono degli altri file. Questi file, quando hanno prodotto CTR, li hanno prodotti con ArcGIS, e quindi hanno quell'estensione di ArcGIS che è proprietaria, il famoso punto .lir, che quindi tu, non avendolo per QGIS, non riesci mai a vestirla esattamente. Allora, questa qui, l'immagine che vedevate prima sul mio desktop, quella è la CTR vestita più o meno bene, anche se sullo sfondo ho voluto mettere un paio di informazioni in più per fare capire l'uso del suolo, per fare capire un attimo le altimetrie. Quindi ci sono due raster sotto, però c'è la CTR, quella arancione e nera, per capirci, quelli sono, quella è la vestizione esatta della CTR, quindi tutto il mondo parla quel linguaggio lì. Invece la CTR, se voi la vedete non vestita, è questa. Ci vuole un po' perché sono dati pesantissimi. Poi la si può vestire in diverso modo. Ad esempio, quelli che vi ho fatto vedere prima su mappa aperta sono dati di base di CTR, però li abbiamo vestiti in maniera differente, non nella maniera canonica. Ecco, questa qui è la CTR vestita in bianco e nero, diciamo così. Non è esatto, perché poi ci sono anche degli elementi precisi. Allora, questo è un limite che anche Regione Puglia, secondo me, continua ad avere. Nessuno riesce a trasformare questo LIR nel corrispettivo, nella vestizione di QGIS. Un discorso un po' tecnico, sono visto qui a tediare. Però, che cosa si può fare con qualsiasi software GIS? Adesso non ce ne frega niente, io uso QGIS, ma la stessa cosa la fai con ArcGIS, la fai con tutti gli altri. Perché? Per quelle due robe che vi dicevo prima. I dati, sia raster che vettoriali, sono georiferiti innanzitutto, e soprattutto sono una struttura di dati. Non sono semplicemente delle mappe. Sono delle entità geometriche messe nel mondo, nel loro punto esatto, che si portano dietro tutte le informazioni possibili che sono state reperite. Quindi è importantissimo il reperimento dei dati. Quello è il momento principale. Che cosa intendo quando dico questa cosa? Allora, il territorio di riferimento, giusto per capirci, così facciamo anche riferimento a qualche altro progetto. Non si vede più. Ecco, è questo qui di quei quattro comuni che abbiamo visto stamattina, già ritagliati in questo modo. Queste sono, insomma, una base preparata, no? Allora, io metto un'informazione qualsiasi, prima di tutto le strade locali. Ecco, queste sono le strade locali di questi comuni, che vanno esattamente dove stanno le strade locali, chiaramente, e che sono gestite da sé. Questo è un dato tabellare. Che significa dato tabellare? Che per ogni polilinea, quelle sono delle polilinee, è collegata una serie di informazioni. Cioè, ti dice la tipologia in questo caso, ti dice il nome della strada, non sempre, perché dipende il dato come è stato preso, e nome secondario, a volte ci sarà se l'hanno messo, e codice provincia e un codice Istat. Ok? In questo modo sono facilmente intuibili due grandi potenzialità già. Il primo è che semplicemente con questo strumentino qui, che è la info, io clicco sopra e so tutto di lei. Quindi è chiaro la marea di cose che ci posso fare. La seconda, al contrario, è che se io apro quella tabellina che avevo prima, tasto destro, apri tabella degli attributi, e sto cercando una cosa in particolare, tipo Via delle Mimose, ma non so dove sta, basta che faccio così e si apre un foglio molto semplice forse a me mi sembra semplice ormai, però voglio dire, nemmeno troppo difficile, è un minimo di logica, insomma, di matematica, in cui ti apri i campi e gli dici a lui: trovami tutte quelle in cui il nome uguale, c'è bisogno di imparare un minimo di scrittura, quindi lo devi scrivere con gli apici, e ora io devo scrivere Via delle Rose, no? Lo scrivo io, c'è anche un altro metodo, però questo. Seleziona,
e lui me l'ha selezionato. No, non me l'ha selezionato, è questo. Riprovare. Facciamo nell'altro metodo, così non sbaglio. Voglio sapere contrada cutizia. Faccio così, nome uguale, contrada cutizia. Seleziona. Adesso dovrebbe essere selezionato. Se mi apro la tabellina, dovrebbe essere giallo. No. Vabbè, è blu, comunque è lei, contrada cutizia. Ci clicco sopra e qui succede che vado su contrada cutizia. Scusate. Dovrebbe essere così, diciamo, in questo caso. Non me lo sta facendo, non so bene perché, però strade locali sono queste. Oh, ci riprovo. Evidentemente sbaglio qualcosa, ma insomma il procedimento più o meno è simile. Se io clicco su una di queste, mi dovrebbe mandare lì. Non so perché non lo fa. Eccola qua. Non basta cliccare, devi fare zoom mappa lì da una parte. Comunque basta un po' smanettare e ci si trova. E quindi questa è. Quindi avere un sistema di dati la cui ricognizione è stata fatta bene, il cui inserimento è stato fatto bene, questi qui non erano ottimi, no? Perché mancavano delle informazioni, e in cui è molto importante scriverli in un certo modo, avere una tipologia di scrittura simile. Di solito si scrive in maiuscolo, di solito non si superano gli 8 caratteri, non c'è lo spazio ma c'è l'underscore, quella è una scrittura abbastanza pulita. E ci aiuta in queste operazioni di ricerca di quello che ci può servire. Quindi noi abbiamo praticamente il concetto base: questi non sono delle mappe, ma sono degli strati informativi, dei dati, che possono chiaramente servire per costruire delle mappe. Molte delle mappe che abbiamo visto stamattina nascono da qui. Però, come dicevamo, non sempre nascono, è obbligatorio il fatto che nascano delle mappe. Io ho qui ad esempio un gruppo di layer che ho chiamato base, perché ho ritenuto utile mettere queste informazioni di base, che, insomma, per raccontarvele sono queste, che vengono da dati più disparati. Questa è la città storica, in cui città antica, città moderna, significa... Prego. Sì. Comunque seguo. Quando dobbiamo passare, tanto io non ci impiego più di mezz'oretta per far vedere qualche cosa carina col GIS. Tutto qua. Perfetto. D'accordo. Allora. In questo modo, ad esempio, ho fatto scomparire uno, ho messo l'altro. Questa che cos'è? Questo è esattamente l'uso del suolo, ne parlavamo prima, ad esempio, di questo territorio, però è soltanto quello insediato. Quindi io ho già selezionato dall'uso del suolo generale soltanto gli insediamenti. Infatti qui, come vedi, c'è insediamenti, 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 tessuto, 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 cimiteri, aree portuali. E gli ho dato un colore diverso. In questo modo io riesco a capire dove c'è che cosa. E questo è un dato che viene fuori sempre dall'uso del suolo di Regione Puglia. Io ci ho messo sopra invece città storica, che è un dato che viene fuori invece dalla carta dei beni culturali che hanno fatto le sovrintendenze e quant'altro,
per vedere quali sono gli ambiti tutelati. Quindi io in questo modo qui c'è una rappresentazione di questo insediamento, no? E cioè che cosa riesco a vedere? Riesco a vedere dal punto di vista dei beni culturali, della memoria, qual è le forme di protezione. Poi vedrete che il PPTR te le segna uguali identiche, sono queste, tra un po'. E poi dall'altra parte vediamo il sistema insediativo vero e proprio. Se io li illumino tutte queste, forse ho la possibilità, a una certa scala, di vedere come è fatto questo territorio, esattamente quello che dicevamo prima. E quindi questa inizia a essere una mappa, questa è una mappa, però io so benissimo che è un sistema di dati interrogabili e che se io voglio partire da qui, dalla l'urbanizzazione, e dire all'interno di questa mappa mi interessa molto capire quali sono, ad esempio, gli insediamenti commerciali, no? E me li voglio fare rossi. Questa è la maschera della visualizzazione e della vestizione, è questa qui. Gli insediamenti commerciali me li voglio fare un po' più evidenti, li posso trasformare. E quindi si vedono, ad esempio qui si vede che c'è molto commerciale. Si vede che ce ne sono pochi, no? Vabbè, dovrei zoomare in qualche modo. Ho fatto di proposito qui perché si vede che c'è il centro commerciale. Eccoli qui. Quindi, quando dico che è interrogabile, significa questo, principalmente. Questa è un'interrogazione semplice, in cui lavori semplicemente con la leggenda, con la vestizione, gli dai un colore. Però a te serve capire. E quindi se ti serve averlo rosso in quel momento, perché devi fare il percorso ciclabile e non ci vuoi passare da vicino al centro commerciale, insomma al capannone industriale, a quant'altro, tu lo sai che è lì. Quindi è chiaro che dipende tutto dai dati come sono stati presi, no? Uno dei grandi, forse il migliore, che abbiamo a disposizione, banca dati, per quanto riguarda i lavori che possiamo fare oggi sul territorio, soprattutto nella nostra regione, è proprio la carta tecnica regionale. Carta tecnica regionale è un serbatoio di dati inestimabile per me, ad esempio, perché queste sono tutte le linee, tutto quello che ha come feature, come elemento, insomma, le linee. Già da sole descrivono il territorio in qualche modo, eh? E non è il modo corretto per visualizzarle, però se io apro la tabellina, ci impiega un po' ad aprirsi, vedete, perché c'è veramente tantissime geometrie, mi dice per ognuna di quelle linee di cosa si tratta. Poi c'è un margine di errore, chiaramente, però è fatta abbastanza bene, molto bene. Quindi abbiamo muri in calcio, aiuole, muro in calcio, muro di sostegno e quant'altro. E tutto quello che mi può interessare, e io devo conoscerla questa, come devo conoscere anche i poligoni, che sono altrettanto interessanti, che ti dice anche qui di cosa stiamo parlando: tettoia, edificio civile, edificio diroccato, mentre quella di prima era il suolo. Questo riguarda gli edifici, e quindi a volte poi si può fare anche un controllo incrociato per dire edificio civile, baracca e altre robe. Allora, partendo da qui e cercando di avere come base, mettiamo, la tolgo la CTR, non mi serve, adesso capirete un po' il perché. La cosa, forse non l'ho tolta, però l'ho messo. La cosa più interessante, scusa, ok. E sarebbe stata avere sotto l'ortofoto, che però non posso avere perché non sono su internet adesso e non ce l'ho una a disposizione in locale, però questo qui, Open Cycle Map, così come tanti altri, guardate quanto è facile aggiungere un collegamento anche al benamato Google. Vabbè, innanzitutto da qui si può accedere invece ai servizi VMS di Regione Puglia o di Atlante Italiano, PMC e quant'altro, e te li mette lì sotto dove interessa a te e ci si lavora. E poi invece nel plugin Open Layer plugin io posso avere, così come ho uno di OpenStreetMap,
che è un layer che parla addirittura della ciclabilità su OpenStreetMap, posso avere Google, Google Hybrid, Google Street, Google Satellite. Andrebbe qui e si carica abbastanza velocemente. Fa un errore, ma non è quello il problema. Il problema è che non siamo su internet. Quindi vabbè, sarebbe potuto essere utile per avere la base in open, in ortofoto. Invece c'ho questa, che mi va bene più o meno ovunque. Allora, come vi dicevo, noi in questo lavoro, su questo territorio, abbiamo lavorato e avevamo fatto quella mappa che diceva, guarda, il progetto integrato di paesaggio deve essere questo. E si sta accendendo. In cui ci sono, che cosa? Adesso le vediamo da vicino. Degli elementi puntuali di rinaturalizzazione che sono qui. Mentre finora vi ho fatto vedere dei dati che vengono da tutto quello che esiste. Sono open data, io li prendo, mi servono, li devo utilizzare, me li monto nel mio progettino. Sopra, questi li ho costruiti io invece, avendo sotto l'ortofoto, avendo sotto una serie di studi, una roba e l'altra, ce li ho, la rinaturalizzazione qui. La rete ecologica, questa è più interessante, la vedete? Sono queste strisce verdi. E noi, il nostro progetto prevedeva di potenziare alcune presenze ecologiche su quell'aspetto lì. L'eliminazione dei trattori non ci interessa, nemmeno la rinaturalizzazione, scusate. E invece metto tutto ciclovia, che è l'esempio un po' sulle ciclovie. Quindi fa vedere la rete esistenza, la rete di finanziamento, la rete nuova. Quindi questi comuni prendono, per dire, un finanziamento per passare a una progettazione esecutiva di alcuni collegamenti ciclabili e reti ecologiche. Concentriamoci solo su questo per adesso, che ci serve, partendo da questa base, che è una base di studio di fattibilità, di progetto preliminare, non abbastanza dettagliata. Invece, dopo si arriva a definire una base, ci viene richiesto, che cosa? La trasformazione del preliminare in definitivo o in esecutivo. Questo significa, invece di dare delle indicazioni generali di progetto, questo significa iniziare a fare delle scelte. Iniziare a fare delle scelte. Uno degli assi portanti di questo discorso progettazione integrata del paesaggio costiero era questo della mobilità. Perché? Perché cercando di potenziare i sistemi di mobilità dolce si fa un'operazione di riduzione della pressione antropica sulla costa, soprattutto per quanto riguarda il sistema dei parcheggi e tutto quanto. Siccome questa rossa, avete capito che cos'è, no? È la ferrovia, no? E passa lì vicino. E siccome lì abbiamo un soggetto importante che è anche un attrattore di flussi, che è il parco Costa Otranto Leuca, il parco ha qui la sede nel comune di Andrano. Ora vi spiego, ora capirete perché vi sto spiegando questa cosa. Mentre la stazione più vicina è qui, a Spongano. E poi devo unire il mare. Quindi devo trovare un percorso ciclabile che, mentre qui segnalavo in maniera del tutto, questo è questo qui, lo vedete? Giallo e nero, forse non si vede benissimo, del tutto, diciamo, preliminare, come parallelo alla statale, io invece lo devo dettagliare, devo trovare il modo migliore per il percorso migliore, per unire questi due nodi, stazione FSE di Spongano con il castello di Andrano. Quindi devo trovare il modo migliore per andare da qui a qui, la selezione di un percorso, semplicemente, restando dentro quella che è la rete ecologica, cercando di passare molto vicino alla rete, dentro quelli che sono alcuni valori paesaggistici pregiati. Allora, partendo dalla CTR tutta, mi sono fatto una serie di informazioni utili. Quindi vedete che la mappa non è più mappa, torna a essere un database, giusto per intenderci. Quali sono? Mi sono andato a prendere i sentieri, quelli che la CTR chiama sentieri. E ce ne sono pochi, sono vicino al mare. E le strade pedonali, e le vedete qui. Le strade non asfaltate,
con una semplice interrogazione dalla CTR, io tiro via tutto il resto, mi rimango le strade non asfaltate. Perché sono interessanti le mie cose strade non asfaltate? Perché a un certo punto di contrattazione con l'amministrazione, con le pubbliche amministrazioni, arrivo a dire che loro non se la sentono di fare la pista ciclabile in parallelo alla provinciale. Questo sì, perché comporterebbe esproprio, comunque una fase negoziale con i privati, se ne va per le lunghe, contenziosi probabilmente. Quindi io, a me non è che piace tanto, però alla fine è quello che più o meno stiamo andando in quella direzione. Bisogna convergere l'operazione verso l'utilizzo di tracciati secondari. Tracciati secondari ce ne sono pur tanti, ora li vedremo, però sono tracciati secondari che passano chiaramente non in sezione protetta come pista ciclabile, bensì insieme ai veicoli. E spesso i veicoli sono sia automobili sia anche mezzi agricoli, no? In quei casi. Quindi il problema della sicurezza si pone con più forza. Se io so però quali sono le strade non asfaltate, forse posso utilizzarlo a mio vantaggio, perché la strada non asfaltata, forse la bici posso farla passare con poco, con qualche piccola ristrutturazione, invece l'auto non passerà mai. Quindi questa è una cosa interessante. Possibili detrattori puntuali, io ve lo illumino lo stesso, non mi serviva per le piste ciclabili, mi serve per altro. Io l'ho chiamata così, chiaramente non sono queste, io... La CTR, questi sono i punti luce o le antenne, non mi ricordo che sono, possiamo vedere, basta aprire la tabellina. Traliccio, c'è una serie di tralicci e simbolo antenna, vedi? E io l'ho tutti segnati così, quindi sapendo che questa parte, come dire, è una parte poco bella, una parte su cui devo agire. Io in questo modo dalla CTR so, poi chiaramente vanno fatte le ricognizioni sul campo, dove arrivano i tralicci. Questi tralicci significa i tralicci quelli molto alti, non i punti luce. E quindi qui mi passa molto vicino, ad esempio tutti questi li devo eliminare, c'è poco da fare, capire come è difficile, però mi interessa farvi capire che interrogando un database con un obiettivo ben preciso, che è quello di scegliere la strada migliore a seconda di diverse variabili, che sono la prima quella di non scegliere un percorso che sia comunque troppo lungo, perché se sulla statale faccio 2,5 km e con percorsi alternativi vado a fare il doppio, probabilmente il ciclista, sia quello che viene per fare turismo, sia quello locale, sia quant'altro, non sceglie più un percorso in sicurezza, anche se glielo segnalo, perché è il doppio di distanza rispetto a quello che è su quella provinciale. Quindi non risolvo nulla, non posso staccarmi di molto da quello, a meno che non voglio avere come obiettivo solo il cicloturismo, che secondo me è un po' riduttivo. Quindi questa è la prima variabile. La seconda variabile è che però il percorso comunque deve essere gradevole, quindi devo avere davanti tutte le cose brutte e tutte le cose più o meno belle. Di cose più o meno belle adesso le vediamo sull'utilità varie, no? Quindi quello che il PPTR mi dice essere una zona panoramica, un altro aspetto, oppure quello che il parco ha già segnalato come delle cose carine, per passarci invece vicino. E d'altro canto invece... mi interessa, questo, in particolar modo questo discorso delle strade non asfaltate e il discorso anche dei muretti a secco, forse non si vedono, ve li tengo bianchi, li faccio neri, così li vediamo tutti. Questi sono i muretti a secco, il sistema dei muretti a secco è incrociato soltanto con il sistema delle strade non asfaltate, di vialetti ce ne sono pochi. Allora, questa base, immaginate sempre anche semplicemente l'ortofoto sotto, molto più forte, no? L'operazione con un ortofoto sotto, perché? Perché tu zoomi e la vedi qual è, mentre non lo capisci, la CTR l'ha fatto per te e ti sta dicendo quali sono i muretti a secco veri e propri. Quella dei muretti a secco è un dato quasi totalmente affidabile. Perché è importante il muretto a secco? È importante per le piste ciclabili anche, ma è importante perché non devi fare strutture di cordolo, robe varie altre, ma è importante tipo per potenziamento della rete ecologica. Se io becco molti muretti a secco che sono vicini, il muretto a secco è un habitat naturale per molte specie di rettili, di alcune cose del genere, le rete ecologiche servono anche per quello, no? E quindi posso farla passare dove c'è un intensificarsi di sentieri secondari e quindi di muretti a secco. Quindi è importante sapere queste cose. Queste cose è facilissimo tirarle fuori con un'interrogazione di
di questa qui, forse vale la pena che una la facciamo, perché questo è quello che poi voglio mostrare. Se io prendo CTR linea e apro la tabellina, e con quel sistema di interrogazione che sarebbe questa qui, che vi ho fatto vedere prima, apro i campi e dico descrizione uguale, mi carica tutti i valori, ci vuole un sacco, no? Però mi interessa sapere, che ne so, le scale, ad esempio, che mi interessavano un sacco nei paesaggi costieri, perché ci sono alcune scalinate che finiscono a mare, ecco, lui me lo dice, o sentiero, di nuovo siepe, no? La siepe, lui me le seleziona, ci impiega un po' perché, insomma, il file è grande, poi non lo vedo manco troppo reattivo, però lui me le dovrebbe aver selezionate, già, non le vedo chiaramente. Riproviamo. Senti. Gli altri li ho fatti allo stesso modo, no? Acquedotto interrato. È un bel tema di progettazione dell'acquedotto pugliese, sì, quello, sì, di far passare le piste lì sopra. Quindi io devo saperlo subito dove sta, sì, se c'è, perché lì mi collego, no? Che oltre ad essere una direttiva è già una buona pratica e tutto quello che vogliamo. Però facciamo finta che io sono riuscito a tirare fuori ed è già venuto questo, no? Per fortuna che me l'ero fatto. Quindi io non devo fare altro che, rimettendo le basi sotto, queste qui, o l'ortofoto, o quello che volete, in cui si vede la stazione e il castello che è più o meno qui vicino, trovarmi delle alternative in base a questi vettori. Poi, ad esempio, ci sono altre utilità. Allora, io queste le ho prese da altrove, percorsi del parco, che sa essere escursionistici, sono questi qui verdi, non so se si vedono, funzionano già come dei percorsi escursionistici, faccio più grandi, eccolo qua, vengono utilizzati, diciamo, già come dalle bici. E poi, ad esempio, richieste di fotovoltaico, che questa è una cosa, un database che mi ero costruito tempo fa, non ci sono tutte, però sarebbe carino averlo tutto, e penso che adesso in regione ce l'avranno e potrebbero pure darlo, perché, vedete, ci sono i campi fotovoltaici e forse è il caso non passarci vicino, poi dipende qual è l'obiettivo, però voglio dire, stiamo ragionando di questo, no? Così come invece avere il sistema di tutto quello che Regione Puglia indica nel PPTR, come punti panoramici, strade panoramiche, le avete viste, no? Si vedeva anche Limone, adesso è veramente pesante, io avevo messo la componente, una delle componenti, quella idrogeologica, non fa niente. E se ci concentriamo un po' più sul progetto insieme a Giovanni tra un po', però l'obiettivo è questo, avere... scegliere le informazioni che ti servono, averle di base, non è una mappa, è un sistema di informazioni che tu, che stai lavorando, operatore, costruisci ti costruisci su di te e cerchi di tirare fuori quello che ti serve. Poi sono sempre qui, sono spuntabili, puoi prendere una o l'altra. Io ho sempre il catastale più o meno di tutto, come vi ho detto stamattina non coincide benissimo se non ci lavori prima, però abbastanza bene sì. Il catastale è importante per capire, ad esempio, quante particelle vai a toccare, no?
è una cosa che ti chiedono subito, se fai, perché se tu disturbi tre persone è un discorso, se disturbi 10 sembra un discorso poco tecnico, però anche questo è vero. Allora ho fatto questo layer qui invece, c'erano i nodi, invece di farvi impazzire li potevo mettere subito per capire dove è il castello. Ok, no, è vuoto, va bene. Come lo... fa un'esportazione in vettoriale? Questi sono vettoriali. Sì, nascono. Per esempio, volerlo lavorare su un Illustrator piuttosto sì, che sì. Lui ti esporta il file. Sì, questo sì. Come quando apri il CAD, che ti mantiene i livelli. Sì. Però questo è il momento, diciamo, in cui devi lavorare in GIS. Ed è interessante. Perché? Perché questo file qui si chiama già ciclo alternativa campagna. Allora, una volta definito che non può passare sulla provinciale, bisogna trovare la strada di campagna che meglio lo ospita. E quindi uno si fa le sue alternative. E adesso proviamo a... disegnarle così. Ad esempio queste sono due. E... aprendo la tabellina io posso chiedergli la lunghezza di uno e dell'altro semplicemente, oppure posso chiedergli delle altre cose. Qui ho altre alternative, ciclo FS Spongano Castello, ecco, questo forse è quello che è più pronto, scusate ma è un po' che non frequento questo file, e poi sono progetti che devi mollare a un certo punto, eccolo qua. Queste sono quattro alternative più o meno, è la versione diciamo sviluppata di quella di prima, e aprendo la tabellina io c'ho già la lunghezza e quanto dista e c'ho già esattamente dove vanno. Ovviamente da una visione di quello che gli accade attorno io so quanto è intersecato con le mie reti ecologiche, eccole qua, no? Avete visto apparire, no? Le metto tutte verdi, non vi preoccupate. Ok, quella è una rete ecologica in teoria, no? E quanto passa più o meno vicino, quanti al fotovoltaico, quanto invece mi intreccia con tutto il resto, e poi scelgo. Sinceramente non sta nemmeno a me forse scegliere, o non solo a me, perché dipende dall'obiettivo che vogliamo raggiungere. Intanto io devo dire unire questi due nodi, la stazione con il castello. In teoria passando sulla provinciale, ed è una delle soluzioni ancora su questo file, lungo la provinciale vado a 4,5 km, che sarebbe l'ideale, però non me lo fanno fare o non è possibile farlo, insomma in qualche modo devo scegliere tracciati secondari, e quindi c'è un'alternativa che passa a queste due sono più o meno simili, insomma 5 km e 4, 5 km e 5, che però allungano di un chilometro, una passa diciamo più a est, l'altra passa più a ovest, e quindi è una scelta che devo fare dove devo passare, anche in base a dove voglio andare. Questa ad esempio ha la sua suggestività nel fatto che passa accanto alla linea ferrata per un periodo, e poi da qui se ne arriva, e qua invece se ne risale. Quindi io ho un modo per confrontarle. Quindi io non sto producendo cartografia, l'output, non sto tirando fuori una mappa, però sto lavorando sul territorio. Immaginate sempre di avere l'ortofoto sotto, adesso non ce l'abbiamo che ci manca internet, però immaginate di averla e immaginate quanto è forte lo strumento. Immaginate anche di avere due ortofoto, una del 2006 e una del 2010, e di poterle confrontare tra loro in alcuni momenti e capire che cosa è successo. Ad esempio a me lavorando su questo, poi adesso tanto vi dico quella che potrà essere una delle soluzioni, è venuto in mente che poi insomma è anche un ragionamento complessivo da mettere in moto, spesso in questi casi
per unire la sicurezza da un lato, però anche l'efficacia, cioè per un percorso che poi alla fine sia abbastanza breve, va bene fare un chilometro in più e allungare del 10-15% su un tragitto, però non oltre, perché altrimenti non ottengo il risultato, cioè le persone vanno comunque sulla strada principale, che è quella pericolosa. E l'alternativa che mi è venuta in mente studiando proprio l'ortofoto è che tu prendi stralci di strade già esistenti, secondarie, e poi dove è possibile, è ad esempio un caso era proprio qui, adesso non si vede, dovrei mettere tutto il mondo, però questo tratto di strada non esiste, è un tratto sterrato in cui io penso di poter fare in modo che si passi solo in bici attraverso due percorsi che tra loro non sono contigui, quindi l'andata da un lato e il ritorno dall'altro, come una specie di isola pedonale, anche per creare un landmark, no? Carino, poi sempre da progettare, però in questo modo non passano le auto, non ci possono andare. Allora che succede? Che i rami di quelle due strade di campagna rimangono strade poco frequentate, perché il problema è che se io lo unissi tutti e completamente con una sezione da 5, da 3, da 5, diventa percorribile dalle auto e quindi non è risolto niente di nuovo. E avevo fatto pure lo schizzo di questa operazione, non me la ricordo più dove sta. Vabbè, per dire, però anche quell'idea lì progettuale ti viene in mente una volta che tu tieni insieme una marea di fattori. È difficile tenerli insieme, non è che basta il GIS, ci devi essere pure tu con la testa a seguire le cose, a conoscere lo spazio e tutto quello che ti viene detto dall'alto, però il GIS ti aiuta un sacco, cioè sapere quali sono le strade con i muretti a secco e quali no è importante, sapere dove stanno i detrattori paesaggistici per questa operazione è importante, sapere poi quante più informazioni si hanno meglio è, chiaramente quella dell'acquedotto, tirarla fuori, no? Ad esempio. E dipende, tu devi, cioè, quello che volevo mostrarvi alla fine dei conti, spegnendo un po' tutto il resto, è questo layer qui, utilità varie. E utilità varie e soprattutto CTR selezione utile. Io mi scrivo sempre da dove l'ho prese, vedete il file che lo rinomino, muri in calce, ozza da CTR. Perché mi interessa capire da dove viene quell'informazione, sia per la validità, sia per poi incrociarla con altre cose. E questi sono strumenti di lavoro che magari io non pubblico, io quando faccio la mappa poi questi li spengo perché non mi servono più, mi apro la cartografia normale, quella banale, vado in editing, no? E che significa faccio la mappa, la stampo, faccio il PDF per intenderci, questo è. Però per scegliere tra queste 3-4 opzioni devo avere una serie di informazioni. Io posso anche arrivare, adesso su questo ci stiamo lavorando, no? E ci siamo anche un po' bloccati qualche mese fa, quindi per questo che non me la ricordo bene. Però alla fine tu puoi arrivare facendo un profilo delle tre alternative, che oltre alla lunghezza c'è scritto quanto di quel tratto è in parallelo con il muretto a secco, quanto di quel tratto è nuovo a secondo questa sperimentazione e quanto invece già esistente, quanto di quel tratto è asfaltato e quanto non lo è. Queste notizie ce l'hai in un pomeriggio mettendoti con il misurino, diciamo, con delle interrogazioni a farla, e quindi poi ti crei quattro schede, un'alternativa all'altra, e puoi andare da qualcuno e dire decidiamo insieme, no? Se vogliamo tornare al discorso di progettazione partecipata, che significa questo, non è che poi... E questa è una scelta da fare, però metti le persone davanti alle alternative, ma anche te stesso. Queste sono alternative valide, dense di significato, con un database significativo. Viene tutto dai dati. La nostra fortuna è che la CTR, come dicevo prima, è la carta tecnica regionale, è un sistema di linee, di poligoni e di punti che sono densissimi di informazioni, con un ottimo, diciamo, elevato comunque grado di attendibilità, che è perfettamente sovrapponibile, no? E questa è l'altra potenza del GIS, a tutte le altre informazioni, quindi dai dati catastali, ai dati del PPTR, ai dati di quant'altro ci possa interessare,
e devi avere la sensibilità di guardarli, di tenerli tutti insieme e poi di fare delle scelte. E anche questa è una mappa di un territorio, la rappresentazione di un territorio. L'importante è quello che cioè devo tirare fuori. Questo. Poi chiedetemi, se riesco vi rispondo sulle cose o se vogliamo vedere delle altre robe. Approfondire il discorso delle reti ecologiche, come sei riuscito a delimitarle, a rappresentarle? Allora, il discorso delle reti ecologiche nasce qui, in questo progetto si è perso, però c'era lo shape di due grandi entità ecologiche, che sono da un lato il parco Costa Otranto Leuca, quello di cui abbiamo già parlato, che passa parallelo alla costa, cioè qui praticamente, e dall'altro invece in questa zona un parco agricolo multifunzionale dei Paduli, cosiddetto, che lo stanno istituendo tra un po', immagino, comunque un parco agricolo. Quindi sono le due realtà ecologiche. Allora, forse tu lo sai pure meglio di me, però esistono diverse vedute, no? Sul fatto della rete ecologica oppure di altre soluzioni per collegarlo, però sicuramente il concetto è superare le infrastrutture, no? Quindi le strade e la ferrovia in questo caso. Quindi anche lì sono delle alternative in qualche modo l'una all'altra, però si possono anche immaginare più o meno tutte. Però il gioco che fanno è sempre questo taglio un po' longitudinale. E come sono state identificate l'una o l'altra, anche lì lo studio parte dal tenere insieme un percorso abbastanza breve, e passare ai margini delle infrastrutture, degli insediamenti, dei paesi, chiaramente, evidentemente, e poi partire dal database delle presenze botanico-vegetazionali, quindi tutti i boschi, i parchi e le altre cose sono lì. E in ultimo anche la presenza di sentieri vicini tra loro, proprio per il sistema dei muretti a secco, sentieri con i muretti a secco vicini. Chiaramente non è che ci sono una soluzione che sia migliore dell'altra o che sia convincente, e va approfondita, perché ripeto, questo era uno studio preliminare fatto, così come il discorso per la pista ciclabile, no? Adesso noi dobbiamo riprendere, così abbiamo ripreso l'elemento lineare giallo della pista ciclabile, dobbiamo riprendere l'elemento poligonale verde, con qualcuno anche che ne sa di più, con delle competenze specifiche e con un livello di lettura del territorio di dettaglio, che però purtroppo se i territori non fanno, tu non hai, quindi la domanda è giusta perché devi partire dai dati, no? E quindi se tutti i territori si attrezzano e trasformano quelle che sono le indicazioni del PPTR, no? Che è in shape, però il PPTR ragiona a una scala, no? A una scala che è veramente vasta, non è per nulla di dettaglio, però ti dice al comune quando tu fai il tuo PUG te lo studi. È quello che abbiamo visto stamattina, che al di là della partecipazione, insomma, che ognuno pensa quello che vuole pensare, però andare a capire veramente quali sono le presenze botanico-vegetazionali importanti, inizia a indirizzarti in quella linea. Quindi costruire il concetto di corridoio ecologico, io per quello che posso dire, insomma, è anche un po' superato, no? Perché il corridoio, se è polifunzionale, in qualche modo deve essere per tutte le specie faunistiche, quantomeno. E questo significa che però a volte quello che va bene per uno non va bene per l'altro. Quindi qui si chiamano ecologici dei corridoi che in realtà sono un po' paesaggistici, chiamiamoli così per non andare verso una cosa un po' più difficile di noi in questo momento, però va fatta, perché questo qua poi comunque è un progetto integrato di paesaggio. Cioè tu questa rete la leggi bene, e adesso ci vuole, vedi quanto è importante averlo, se io ti metto questo, vedi a che serve, mi serve molto di più dal punto di vista urbanistico che non dal punto di vista ambientale, che poi sono una cosa e l'altra. Qui il problema qual era? Che i centri si stanno unendo. Allora io creo delle sorta di camere di compensazione proprio vicine, dove possibile, agli insediamenti.
anche per evitare che si chiuda la conurbazione tra i diversi centri, no? Che è comunque una cosa sconsigliabile anche per il passaggio e l'attraversamento di tutte le specie per l'habitat. E è un discorso difficile che io oggi non ho nemmeno gli strumenti per fare, perché forse tranne uno dei comuni gli altri non si stanno dotando di uno studio approfondito delle presenze, prima faunistica e poi tutto il resto. Però il concept è quello: unisco le due presenze grandi, che sono una qua, grandi, insomma, di un altro livello, importanti, il parco naturale regionale e il parco agricolo multifunzionale, e cerco soprattutto, e anche questa è un'informazione che ti posso mettere subito ora, e ci capiamo molto meglio, di superare questa, che è un punto, e quindi io questi già li individuo, no? Come i luoghi dove fare delle opere di ingegneria ambientale, praticamente, essenziali, altrimenti di cosa parliamo, e anche però questo, tutte le altre infrastrutture, no? E capire come ci arrivo, tra cui questa qui, che è la famosa 275, che sta per essere raddoppiata in questo tratto e che oltretutto ha una, è fuori dal territorio di riferimento mio, ma è appena fuori, quindi non è che non la posso vedere, è densa proprio di capanno industriale, è una zona industriale praticamente a tutti gli effetti, anche se non è nata così, è nata un po' in deroga ad alcuni aspetti e ne paga le conseguenze, però c'è. E quindi se io poi l'entità ecologica forte che è questo parco agricolo multifunzionale, che è praticamente un oliveto sterminato sottoposto sul livello del mare dalle particolari caratteristiche, che su cui si sta lavorando molto anche dal punto di vista turistico, è un gran bel progetto oltretutto di un gruppo, il laboratorio urbano aperto che penso conoscerete, il LUA di Lecce sempre, che ha lavorato su questa unione di comuni, proprio dando vitalità al cuore agricolo che c'hanno, che è proprio il centro della provincia di Lecce, e basta digitare Lua Paduli, sono gli stessi che hanno fatto Via Leuca a Lecce. Però questo, sui Paduli lavorano già da prima, è un territorio differente chiaramente, ed è veramente un bel progetto, e loro, come dire, stanno anche in uno stato avanzato, ad esempio hanno fatto pure delle cooperative non sono proprio delle cooperative agricole, però hanno fatto la raccolta dell'olio dei paduli e lo stanno rivendendo, ed è quello un programma di rigenerazione territoriale, esattamente la cosa che quella di Ozza che vi ho raccontato stamattina, no? Però su un territorio vicinissimo, gemello. Vabbè, comunque esiste ormai, quella c'è sempre esistita, però l'abbiamo riconosciuta adesso, no? Come un'entità ecologica anche, così come il parco Otranto Leuca, che anzi è stato istituito ma è meno riconoscibile. Quello, anche quello è un parco paesaggistico, c'è un SIC dietro, tutto quello che vogliamo, però il valore è paesaggistico, non è che tu riconosci alcune cose, non alcune specie in alcuni punti ben precisi, però c'è, devi iniziare a lavorare, è veramente difficile lavorare da quel punto di vista, e oltretutto io mi rendo conto, no? Come dicevamo stamattina, di non avere appieno le competenze per farlo, però c'è bisogno della condivisione anche del sapere, quindi c'è bisogno di conoscere bene alcune cose, il GIS ti aiuta, io molte di queste cose che vi ho fatto vedere, il 10% sono prodotti miei, no? Tutto il resto sono un database che viene da altri approfondimenti, però è giusto avere, perché sennò non andiamo avanti, no? Poi sarebbe interessante avere i sistemi turistici, sarebbe interessante avere i B&B, sarebbe interessante... Quante più dati hai, più metti. Dati, però poi non ti devi perdere dentro i dati. Devono essere i dati che ti servono per fare quello. Io per questo vi ho fatto vedere questi due o tre, che c'è abbastanza evidenza, no? Che servono. Poi sono facili da ritrovare tramite la CTR, però si possono scegliere altre cose e andare anche a fare una ricognizione, no? Si va col GPS, si capisce quello che... Però sono cose che magari se fai uno studio delle fonti trovi, non in GIS te lo devi riportare, però purtroppo la conoscenza del territorio non è una cosa data, è una cosa che devi approfondire. Qui siamo pure abbastanza fortunati perché i comuni come estensione di feudo comunale sono piccoli, no? Invece a Ceglie, qui intendevo lì a
quei comuni, invece qui a Ceglie o penso alla Valle d'Itria sono molto più grandi e veramente è molto districato anche il sistema dei collegamenti, facendo proprio il paragone su questi aspetti di reti ecologiche e piste ciclabili, no? E diventa ancora più complicato probabilmente, però insomma poi i modi per approfondire ci sono, insomma, gli studi ce ne sono tanti, la cosa che diventa più difficile è metterli insieme e dargli una coerenza. Perché il ecco, queste ciclovie qui invece, vi spengo tutto così la vedete dall'alto, ma quella roba in alto che cos'è che è rimasta? Un CTR. Eccola. Allora, noi partivamo dall'avere questa qui gialla, era l'unica che era già stata progettata come ciclovia, oltretutto, che poi devi sviscerare il concetto di ciclovia, capire nell'esecutivo che cos'è, no? Ogni tratto per tratto, questa. Però questa strada, adesso non so voi, ma qui c'è un paese, qui ce n'è un altro, non c'è nessuno che fa sto giro, no? Per andare da questo a quello, i paesi sono così, mettiamoli. Eccoli qui, no? Sempre loro. Dove arriva l'FSE e dove c'è il parco. Allora, questo era il giro che veniva proposto. E chiaramente noi l'abbiamo intersecata, perché questo però è un dato che esiste, dopodomani la fanno, no? Ma anche per andare da... Questi sono capoluogo di comune e la frazione. E allora i tecnici ci propongono di fare questo giro. Cioè chi ha fatto quell'altro progetto ci ha proposto di fare questo giro qui, che è un giro abbastanza lungo, se ci pensiamo. Invece c'è una strada che fa così, che è la strada pericolosa. E allora anche lì devi scegliere. E a volte non hai molte alternative. Qui ci sarebbero, ci sono altre strade. Non si sa perché fa questo giro, però c'è un finanziamento che quella cosa viene fatta. E quindi devi andare pure in aderenza. Cioè, come dire, devi... Lo facevamo con te nella pausa, no? Un discorso è l'analisi dello stato di fatto, un discorso è l'analisi delle previsioni di progetto, che però dopodomani ci sono, e poi tu non le vedi nemmeno adesso, quindi viene difficile, dopodomani ci sono, quindi tu invece sul GIS le devi mettere. Cioè questa linea gialla non c'era, non esisteva, nessuno sapeva, tu andavi anche dagli amministratori, quelli non sapevano che esisteva, perché veniva da un altro ramo della propria... amministrazione, aveva seguita il parco, no? Sta roba qui, quindi quelli non sapevano che c'era e ti dicevano loro a te, ma perché devi passare di là? Dico, guarda, non lo so, però l'avrai approvata tu in qualche, no, al di là della barzelletta, no? In qualche determina, in qualche giunta comunale, però c'è, quindi il GIS ti aiuta anche in questo, avere le previsioni di progetto prima che tu le possa vedere, visualizzare, no? Che quando parliamo di ricognizione significa ricognizione anche di quello che è previsto fare, che è ancora più difficile di quello che c'è. E niente, però questo... La ciclovia ha un senso se magari la vediamo dal punto di vista turistico, paesaggistico, cioè magari c'ha delle esigenze che... diverse da quelle che magari sono legate alla mobilità, quindi alla velocità del trasporto. Sì, 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 no? Non c'è dubbio, qui dobbiamo aprire un discorso più grande, diciamo, sui sistemi di mobilità e sul che cosa intendiamo quando parliamo di riconversione verso un'altra forma di mobilità, no? Che quali sono i limiti del possibile anche negli scenari migliori. Io penso che se continuiamo a infrastrutturare il territorio, sia in quello, sia in questo dove abitate voi più o meno, perché si assomigliano almeno da questo punto di vista, avendo in mente più i turisti che non i cittadini, non abbiamo soluzioni efficaci.
te lo dico chiaramente, perché quella sì, ma poi nella realtà sai che cos'è una ciclovia? Nella realtà fanno un sistema di segnaletica verticale, forte, e un po' di segnaletica orizzontale, abbastanza forte, soprattutto nelle intersezioni con le strade principali, il che è utile sicuramente. Ti rifanno il manto stradale appena la devono avviare, poi è finita lì. Questo Massimo ti mettono in linea significa, io dalle poche esperienze che ho avuto modo di vedere, che il margine della sicurezza non c'è. Che tu porti 40 turisti olandesi a farsi il giro perché loro sono abituati e la prima volta che succede qualcosa si spaventano, non lo fanno più. Adesso non voglio essere l'uccello malaugurio, però secondo me vanno pensate meglio. La sicurezza è un aspetto essenziale, e diurna e notturna chiaramente, però io non ho una soluzione in tasca, anche se mi imbarca meno spesso, è uno dei temi che mi piace di più affrontare, lo cerco proprio. Chiaramente in ambito urbano è diverso. Un altro territorio dove noi lavoriamo spesso è una città medio-grande della provincia di Lecce, io ho avuto a che fare qualcosina, insomma lavoriamo spesso, non è proprio esatto, e che è Galatina. Ecco, lì pensare a un sistema di mobilità in cui tu punti alla sezione protetta, no? Quindi non per forza la pista ciclabile, anche la sezione con il cordolo lungo una strada abbastanza grande, frammista a dei tratti in cui invece ci passa insieme a qualcun altro, all'auto però magari zona 30 o ad altre forme del genere, può avere un senso. Collegare invece il comune di Ceglie con il comune di Francavilla, passando per strade secondarie, significa di solito aumentare del 30-40% la percorribilità rispetto alla provinciale, no? Che taglia. Significa andare su strade che arrivi a un percorso di quanto? Almeno di 18 km, una cosa del Ho genere. beccato proprio l'unica strada che quasi, dove c'è un'alternativa che è quasi simile alla. Ah, c'è una Sì, strada. c'è una strada, beccato proprio Ah. l'esempio. Vabbè. Però sì, Però nel comunque quei senso. 18 km tu per tenerli in sicurezza per le bici Sì. fai fatica. Noi ci stiamo ragionando su quello. Ripeto, non ho una soluzione in tasca, però a me pensare che io devo pensare che quella strada è ciclabile. Poi ci vanno pure i turisti, ma io devo rendere tutto il territorio ciclabile. Quindi significa nei centri storici, almeno d'estate. Nei centri storici, nei centri abitati, almeno d'estate, imporre molte più zone 30, no? È chiaramente un carattere culturale di alcuni aspetti, no? E puntare a delle forme di innovazione, ci sono ad esempio, sempre in ambito urbano, è più utile, però in Spagna hanno sperimentato, si chiamano dei block. Degli isolati praticamente in cui possono entrare solamente i residenti e il traffico lento, bici e auto. Il residente di solito va piano perché deve arrivare a casa sua. Invece sulle strade principali ci vanno tutti. Allora, questi non si sono mangiato la testa di come fare la pista ciclabile accanto alla strada principale e se perdere quanti posti auto, che è il problema principale di tutti al mondo, no? Passiamo sull'isolato secondario e quell'isolato secondario praticamente è come se diventasse un'isola pedonale. Ci può andare il residente per andare a casa sua, ma non è un pericolo il residente per quello che va in bici. Quello che va in bici, se lo sa che quello è un percorso ciclabile, ci passa. Soltanto che abita lì, non ci può passare. Quindi il problema è se io vengo a prenderti a casa tua è zona, cioè ci dobbiamo trovare 200 metri più in là, capito? Non lo so come spiegartelo, forse se troviamo una mappa, insomma, in ambito urbano funziona. Ecco, vedi questa qua? Invece che passare qui, ecco, invece che passare qui la pista ciclabile, dice guarda, questo triangolo qui, lo vedi? Diventa, come si chiama, blocco insomma, no? E questo blocco diventa zona pedonale più o meno, e quindi uno in bici può fare così, può attraversare come vuole, mentre gli altri ci vanno. Quindi un po' gerarchizzare
tra strade vicinali, locali, no? Di prossimità e altre strade. Agire sul sistema delle regole a volte è più utile che fare infrastruttura. Sicuramente è più immediato, perché se aspetti che infrastrutturiamo per bene è un casino. Però io non mi sento di pensare che ci sia un percorso per i ciclisti, un percorso, scusami, per i turisti e un percorso per i cittadini che ci abitano sempre. Bisogna rendere, trovare dei percorsi in sicurezza sicuramente per collegare i paesi che sono abbastanza vicini. Quelli che vi ho detto io sono paesi veramente di distanze banali, cioè abbiamo paesi a 3-4 km l'uno dall'altro eppure non ci va da una parte all'altra in bici. Questo è poco, ma è quasi sicuro. Tranne se non ti organizzi in comitiva, se non fai prima la richiesta al vigile che passa davanti a te per aiutarti, no? Sì, oppure quelli che la domenica mattina si vestono e fanno lo sport, no? Quelli, vabbè, lo fanno e va bene. Però, come dire, capisco che è una cosa difficile, però io non terrei distinti i due aspetti, perché poi l'esigenza è la stessa, rendere il territorio più sicuro per la ciclabilità. Non è che c'è un'esigenza di sicurezza per i turisti e di meno sicurezza per gli altri o non lo so cosa. Quando lo infrastrutturi, quando gli dai un sistema di regole efficace per i cittadini, è doppiamente efficace anche già per i turisti, secondo me. E non sbagli, perché sennò poi questo discorso di un percorso per cicloturistico, nel migliore dei casi significa che poi devi passare dal dolmen, che significa che devi allungare 500 metri perché devi passare per forza su quel cavolo di dolmen con tutta la segnaletica che ti manda, quando invece tu puoi passare dalle strade, diciamo, che sono comunque in sicurezza, però sono più brevi per collegare i paesi, che a me interessa collegare i paesi dove ci sono le residenze, e poi se vuoi andare al dolmen ci vai, tanto meglio avere un'altra strada che sia ciclistica, tanto ormai lo sai, i turisti che vengono sapendo cosa vogliono andare a vedere, dove si trova, sullo smartphone c'hanno dove si trova il dolmen e ci vanno. Se io li porto a 200 metri dal dolmen in sicurezza, piuttosto che me li porto al dolmen ma in insicurezza, perché sono insicuri, quelli mi ringraziano, non è che vogliono andare al dolmen in sicurezza, però vogliono muoversi in sicurezza. Poi gli ultimi 200 metri, un chilometro, due chilometri, li fanno anche sulla stradina di campagna, che magari gli piace pure, perché dicono, ah, guarda dove sta. No, questa è l'idea mia, no, adesso abbiamo un po' evaso il termine della questione, però sicuramente questi sistemi, questo apparato di montaggio di tutte le informazioni ti può aiutare in un sistema complesso in cui le variabili sono veramente tante e tu partire da quali sono le richieste del fotovoltaico, vedere quali sono i percorsi già presenti che funzionano e vedere quali sono quelli già finanziati come questo giallo che vi diceva, insieme a tutto quello che tu puoi sapere semplicemente selezionando una query sul CTR per il parco, che sono tutto questo marasma di roba che ora si accenderà, ecco, se uno lo riesce a manovrare, insomma, capisce qual è il modo migliore per andare da qui a lì, o quantomeno gli dà una mano. E il GIS serve a questo, poi sono delle scelte, c'è sempre dietro un'idea, un progetto. Giovanni. A questo punto, se la ciclovia viene intesa come proprio un'infrastruttura alla fine, diversa dall'infrastruttura stradale. Anche quella è una bella. No? Che tu stai dicendo passo proprio su un nuovo tracciato che taglia la campagna. No, intendo proprio la ciclovia come un'infrastruttura finalizzata alla mobilità. Al servizio dei cittadini e non dal punto di vista turistico, come stavamo dicendo. Non so cosa sono le biciclette. Sì, abbiamo detto di questo, no? Di differenziare, mettere in sicurezza il percorso ciclabile rispetto al. Sì, mettere in sicurezza non significa per forza che deve essere solo ciclabile. Perché il concetto di ciclovia, che è un concetto un po', insomma, da comprendere bene, in costruzione, io direi quasi, no?
però ti parla di che se tu prendi 100 chilometri, di quei 100 chilometri almeno un tot deve essere in sezione protetta, un altro tot deve avere alcuni determinati criteri di sicurezza, un altro tot può essere anche commistione con le auto. Questo è il concetto di ciclovia, cioè ne passa parecchio dalla pista ciclabile, ne passa parecchio dalla sezione protetta. Chiaramente però è un percorso indicato, no? C'è un'indicazione, c'è una segnaletica che dice passa da qui, che forse è più sicuro. Cioè le piste ciclabili, in Puglia per esempio, no? Le piste ciclabili praticamente sono pochissime, cioè sono proprio... In ambito urbano c'è qualcosa? Sì, in ambito urbano, comunque c'è trovato anche in ambito urbano. Alcune sono, ne sono qualcuno tipo che sa Bae, no? Quella quella oppure anche a Polignano, oppure anche a piste ciclabili. Con la differenza che quella dei più bari è una ciclabile in urbano che affianca la vita urbana con uno spazio dedicato a un altro vettore di mobilità. Quella di Pugnano non è urbana, è sovrana, sostanzialmente non porta da nessuna parte. Cioè è un parco ciclabile sempre, un po' da gruppo che fatto i giri più amici, ma non è alternativa rispetto a un percorso automobilistico. Salvare è bella, cioè serve, però serve andare in bici, non serve andare in bici da una parte o un'altra. Bravo. Serve andare in bici, farsi il giro, andare e tornare. Beh, a meno che serve sì, meno che andare in ambiente, cioè la campagna con il paese. Magari se non si no, ma perché questo. No, questo non è. Cioè, può servire a andare a casa a chi abita là, a chi abita vicino a San Biagio. Però fa lo 0,1%. Sì, ma non serve andare dove c'è la campagna, per il semplice motivo che Putignano è città compatta, la campagna. Cioè, una volta che sta il tuo palazzo. Ma parlando di questo prima, no? Vi ha detto non devo raggiungere il posto specifico, però se mi fai fare un tratto in sicurezza. Sì, no, vuole dirti. No? Sì, sì, però quindi, comunque. Secondo me sì. Tu dicevi che può essere anche secondo me un tratto che ti porta dalla città alla campagna. Questo no, è. Ti avvicina. Esatto, molto vicino, no, però questo avrebbe senso se tu avessi una città con un margine periferico particolare, con una zona industriale, insomma, e c'è la pista ciclabile che, oppure come magari può essere per esempio un città di mare, un'opera di Milano, un mondo, ci sono sempre qua, tu c'è una pista ciclabile che ti parte dal centro e poi ti accompagna, ti fa uscire piano piano dalla città finché non ti porta a una zona di mare di scuola, allora sì. Però se tu consideri da Pugnanese dove comincia la cosa, sì. La pista ciclabile, è praticamente ecco, cioè, comincia già in campagna. Cioè non hai bisogno di ciclabile per andare in campagna. Nel momento in cui tu stai iniziando la pista ciclabile, praticamente sei già in campagna. Sì, comunque sì, è un paese dove tu metti caso che ti devo dire Macello. Piuttosto che da qualsiasi punto, dopo che tutte le case di quelle diciamo, dal lato sud verso Nuci, cioè tu hai l'ultimo portone, l'ultimo condominio, è un passo dopo in campagna. No? Cioè non hai bisogno di un elemento di vita che ti introduca, che ti porti dallo spazio urbano, allo spazio rurale, perché cioè, prima è fatto in modo tale, come tanti paesi pugliesi, cioè, che finisce l'immagine tra la campagna è proprio cioè, netto, proprio secco. Finisce c'è il tuo palazzo, tanto c'è già la campagna. Tu sono zone di, che ne so, di opere belle, di tenda, per esempio, la campagna serrana, che sono identiche alle zone che sono, se tu vai per esempio, la Sacataglia, le Forche, una campagna che trovi a ridosso del Sanare è identica a quella che trovi 2 chilometri oltre, cioè è proprio uguale, come dice la secca, la campagna sta lì. E comunque lo sapevo tutti di prima, cioè sta le piste ciclabili proprio, quindi già trovo cioè, i vari, per Pugnano era già un gioco diverso, cioè, sono proprio, però ci sono capito, cominciano ad esserci un sacco di itinerari ciclabili. Se hai visto la stazione di Pugnano, per esempio, cioè,
perché è l'intera città. Ma non... ne ho fatti alcuni nella zona a Castellana, verso le Alpi, cioè quasi tutti i gare che stanno facendo, hanno fatto una serie che stanno messo una carta di gambe, eccetera. E stanno creando una rete molto molto fitta di itinerari ciclabili, però questi praticamente sono 100% strade popolari, però diciamo, con abilità ciclabile, se ci fai caso, proprio per avviare la segnaletica verticale, cartelli, come c'è una segnaletica orizzontale, tutte le strade di ciclabili hanno il limite a 30, hanno il rallentatore di velocità, quello con gli incroci, hanno fatto i bordi, i margini di carreggiata sulle strade, quindi comunque c'è un intervento a messa in sicurezza di questi itinerari ciclabili. Tanto nel caso di ciclabile forse l'unico caso che non è il 100% di strada ciclabile normale, ma è il 99,1 perché ci sono 2-3 km della pista ciclabile di Mignano, perché ma altrimenti è su sezione normale. C'è soltanto un'operazione sulla segnaletica praticamente. E però il concetto vorrebbe essere quello, no? Io dico al ciclista di passare da qui, l'automobilista sa che c'è il ciclista, ci passa di meno, perché quel cartello dovrebbe disincentivare, magari lo vede, quindi si fa un po' massa critica da sé, no? Seguendo un cartello. Secondo me sono operazioni che non sono molto molto... efficaci. Stiamo parlando di itinerari, a me non piacciono, però sono considerazioni semplici. Se c'è un minuto vi faccio vedere questa cosa proprio sulla ciclabilità, che è sempre mappe o prodotto. Questo è un laboratorio fatto con dei ragazzi di 19 anni, è costruito insieme a loro del quarto liceo scientifico Vallone di Galatina. Vi dicevo prima, stiamo a Galatina, una città medio-grande, i suoi 30.000 abitanti, e c'è diversi densità. E allora, c'è una serie, questo ragionavo da anni e anni, che spesso chiamo con Fedele, Roberto, Fedele, cioè la quantità di queste cose che è comune magari insegnando è impressionante, proprio dalla dimensione che è quasi simile all'importanza del l'importanza all'interno del territorio circostante, la vicinanza dal capoluogo, al rapporto città capoluogo, cioè c'è tutta una serie di cose, no? Cioè con lo schema che ci avete alla fiera? No, però abbiamo una zona industriale grandicella, ma non ce l'abbiamo perché comunque è polarizzante la dimensione, ho capito, e poi è esattamente così, perché io l'ho detto insomma in una cosa che ho scritto, però effettivamente è questo. Galatina fa un po' da riempie alcuni vuoti che la città capoluogo Lecce non ha, mini capoluogo, che è una sorta di per due presenze principali, quella della fiera, cioè proprio la fiera della provincia di Lecce è lì, se vuoi fare un evento fieristico è lì, e poi c'è l'aeroporto, per quanto non sia civile, c'è sempre la polemica, una roba e l'altra, però non è l'unico, c'è quello di Lecce Lepore verso Vernole, però ancora più piccolo, però l'aeroporto vero in futuro non si sa quello che sarà, è a Galatina, e quindi sono veramente, ed è una città che ha forte attrazione da paesi. Qui lo dico, vi spiego proprio brevemente anche per rispondere a lui, perché l'operazione è questa. È un piccolissimo percorso di partecipazione con questi ragazzi, e qui l'obiettivo era chiaro: come rendiamo Galatina ciclabile? Te l'ho accennato pure a te prima. Quindi ci sono delle operazioni immateriali. Forse apriamo una ciclofficina, vedono un po' quello che si può fare. Però c'è stata anche un'operazione seria, secondo me abbastanza seria per quello che siamo riusciti a condurli, su osservare la propria città, dove siamo, contestualizziamoci. Quindi gli ho chiesto quanti abitanti a Galatina, 28 qualche anno fa, 27 adesso, dove abitano? E questo è importante per tutta la mobilità, no? Anche per quella ciclabile, soprattutto quanto stanno sparpagliati o quanto stanno densi, questo è il concetto forte. Allora, Galatina capoluogo 21.000, mi sembrava di più, invece non è così, c'è due
frazioni belle grandi, Noa che è molto vicina e Collemeto. Collemeto, Santa Barbara fanno 2000 abitanti insieme, e poi ci sono molti, molti altri luoghi abitati, la zona aeroporto, la zona Piani, le case sparse. E quanti vivono Galatina invece di giorno? Cioè quanto è il sistema insediato dei comuni vicini, che ha una relazione molto forte, un pendolarismo molto forte, collegabile anche a, a questioni sia di lavoro che di scuola, che di servizi di prima necessità, commercio, ma anche salute. Non devo fare il piano del traffico, il piano della mobilità, però devo partire da lì, dal da capire quanti ci vanno. E ce ne sono un bel po', guarda quanti nel giro di, facevo lo studio dei chilometri, entro 5 chilometri saliamo a 36.000, entro 8 chilometri saliamo a 55.000. Allora, 8 chilometri inizia a essere tanti in bici, ma 5 non è che sono tantissimi, no? Dipende per chi poi. Entro 10 chilometri abbiamo un bacino di utenza di 83.000 persone. Sì, la città si è triplicata praticamente, perché ci sono tutti quei comuni lì. E poi passavamo a riflettere, ma quali sono gli attrattori di flusso a Galatina? Perché? Perché se devo fare un percorso in sicurezza, devo andare dove mi conviene andare. Cioè, se io devo fare una pista ciclabile a Galatina e non passo dall'ospedale, che è uno dei luoghi dove... o non passo dal municipio e non passo dalla zona fiera, e sono quelli i luoghi, gli attrattori di traffico, dove vinci la battaglia, perché ci devono andare veramente le persone. Altrimenti faccio l'itinerario turistico, che per quanto rispettabile e carino possa essere, però è un'altra operazione. E quindi abbiamo segnato con i ragazzi dove sono gli uffici pubblici o di pubblica utilità, dove sono i servizi sociosanitari, dove sono i luoghi attrezzati per lo sport. Non si vedono questi, no, sono qui tutti e due, qui io con la manina, qui e uno qui. E i luoghi di culto, le scuole e i luoghi della cultura. Le scuole sono importantissime, perché? Perché chi va a scuola la macchina non ce l'ha a disposizione, no? Quindi è facile fargli arrivare come abitudine questo concetto, quindi posizionarle, è un'operazione di georeferenziazione pure questa. Gli attrattori turistici, perché comunque Galatina è turistica, e poi gli assi del commercio che ci siamo segnati, tutto fatto con i ragazzi, eh? E poi l'abbiamo messi tutti insieme, la mappa generale degli attrattori, ecco, questi sono i luoghi. Beh, sono abbastanza dispersi, era chiaro aspettarsi questo, però c'è un ordine di priorità, quelli che vi dicevo prima, no? L'ospedale, la fiera e quant'altro. E poi l'altro concetto forte, per chi vuole fare un minimo di progettazione integrata della mobilità ciclistica con tutta la mobilità collettiva, e capire quali sono i nodi degli altri trasporti. Quindi la stazione innanzitutto è la principale fermata dell'FSSTP che porta fuori da Galatina, che è in pieno centro. E poi ti studi com'è la situazione. Questa è l'unica pista ciclabile realizzata, anzi in corsa di realizzazione in sede propria, ed è questo qui. E poi uno studio, ripeto, questo non voleva avere nessuna valenza tecnica, perché veramente ho fatto con i ragazzi così, però poi parlare delle questioni, perché tanto è il territorio quello che conoscono loro. Quali sono le strade che poi domani io gli posso fare la pista ciclabile? No, una domanda semplice, banale, dov'è che c'è la sezione sufficiente per dire la faccia? Me l'hanno segnata, bastava capire che devono essere più grandi di 8 metri, insomma, di quello che è. Quindi ripeto, non ha valenza tecnica, però è questo. Poi ci siamo immaginati come fare, piuttosto che, invece non tutte sono diventate piste ciclabili, un po' sì, no? In una visione possibile molto ottimistica, no? Tanto stiamo ragionando, però poi si dice che il centro storico è chiuso al traffico, quindi questa è la più grande operazione di mobilità lenta che puoi fare, perché lo attraversi. Tanto Galatina c'ha due quartieri grandi, uno a destra e uno a sinistra, se tu gli risolvi il problema di collegarsi, cioè al centro storico dici le auto non vanno più, e in parte è così, però fa un sistema di regolamentazione di chiusura a semiseria, è più importante. E poi l'istituzione di zone 30, forse qui ne abbiamo messe un po' troppe, però questa ha tutte le connotazioni per diventarlo, no? E questo qui invece è quel discorso che volevamo fare prima, poi una visione successiva rispetto a questa presentazione, questo super block, ecco, si chiama così. Praticamente questa è la strada per Lecce, la strada storica per Lecce, poi ci sono tre modi per arrivare a Lecce da Galatina. E se tu vai su Google, dipende se parti da qui o da qui, ti fa andare da tre modi diversi. Questa è la strada storica per Lecce e per la fiera, e questa è la strada per la stazione. Il problema era come collego
il cuore del discorso, Galatina, centro storico, Santa Caterina, che è l'attrattore turistico più importante che ci sia, con la stazione. Noi ci siamo posti questa domanda, che oggi è pure inutile, perché tanto se vai in stazione rimani lì, non è che vai da molte altre parti, però dopodomani si spera che ognuno faccia la sua parte, e quindi l'FSE l'ha fatta diventare metropolitana di superficie, e dopo 20 minuti stai a Lecce, dopo 45 stai all'aeroporto Brindisi, no? Una roba del genere, speriamo. Quindi in questa visione uno dice, allora io devo sicuramente collegare il centro storico con la stazione, però invece di fare questa pista ciclabile, a un certo punto, andando a studiare, è venuto un esperto anche, ci ha raccontato un po' di cose, un'altra alternativa possibile è che questo quartiere diventi, tipo l'esperienza di Siviglia, mi sembra che sia, un super block, cioè ci possono andare solamente i residenti in auto, e poi invece può essere un quartiere lento, cioè attraversabile, proprio perché da una parte va in stazione, dall'altra parte va in fiera, la fiera è questa, no? E io lo rendo permeabile, agisco solo sulle regole, non devo fare grandi infrastrutture. Non lo so se è una sfida difficile, forse è una sfida semplice, dire agli abitanti qui entrano solamente i residenti, perché è fortunato che c'ha due assi stradali vicini, quindi tu anche se abiti al centro e io devo venirti a prendere la sera per uscire, non ti faccio fare più di 100 metri a piedi per arrivare alla strada, ok? Poi gli altri limiti, insomma, non me ne vengono. Poi si può sempre agire sulle regole. Ecco, qui già era diversa, una visione possibile, qui l'abbiamo un po' migliorata. Adesso vi sto facendo vedere, niente, abbiamo finito. Niente di che, poi abbiamo fatto una piccola relazione con i ragazzi, però anche qui abbiamo usato le mappe. E questo invece è il progetto, l'output di questo laboratorio partecipato, insomma, fatto insieme alle classi quarte, sono stati due. Uno è stato quello di questo che vi sto mostrando, quindi da quella visione possibile abbiamo detto, vabbè, partiamo, vediamo qual è il pezzo principale che manca. Il pezzo principale che mancava, siccome da questa parte di Galatina, dalla parte est c'era in previsione una pista ciclabile, la parte ovest no, abbiamo detto, beh, chiudiamo l'anello delle grandi periferie. L'anello significava fare questo tratto principalmente e intersecarlo qui con questa che invece è facilmente trasformabile in sezione protetta, no? Sono sempre visioni future, però vedi, i ragazzi sono divertiti, hanno messo la stazione FSE, hanno fatto una sezione di Viale Kennedy, adesso vi faccio vedere come potrebbe passare lì. Hanno fatto vedere che può passare o accanto all'ospedale, che però non piace tanto, addirittura dentro l'ospedale, perché no? Anzi, passando dentro l'ospedale che è pedonale, tutto questo sistema, scusate, io dico ospedale, penso che lo sia, tutto questo sistema è ospedale, sono strutture ospedaliere. È inaccessibile perché qui c'è un muro di cinta, però se io lo buco, tanto di qua rimane aperto di notte, e lo faccio passare dentro, e più sicurezza di così, dove la trovo? Che non è che il ciclista mi fa l'incidente con il pedone o quello che sta cercando il parcheggio, che poi entra solamente l'infermiere perché, o il medico, insomma, no? Gli altri devono parcheggiare fuori. E quindi, e anzi, se io dopo domani, un'occasione, diciamo, l'esempio è brutto, però se devo andare in ospedale per trovare qualcuno, devo scegliere tra auto e bici, se la pista mi passa dentro l'ospedale, di quasi quasi vado in bici, tanto la lascio là. No? E quindi è venuta fuori anche questa idea, poi dopo, di spostarlo qui e di collegarci. Vabbè, insomma, questo è un lavoretto fatto con i ragazzi, hanno messo insieme però quantomeno gli attrattori, i pezzi dove bisognava passare. Poi ognuno di loro ha fatto una schedina, mi hanno fatto impazzire, e vabbè, però ci siamo divertiti. L'altro output era quello invece di costruire uno spazio sociale su cui lavorare come cultura la bicicletta. Niente, questa qua era la proposta, sì. Quindi provo a risponderti così un po' dopo quello che ci siamo detti sulla mobilità. È un tema che mi piace tanto, che soprattutto condividere almeno con Giovanni come passione, e che però per quanto riguarda i percorsi rurali, agricoli, io vi ho fatto questo esempio proprio perché è un tema che, approfondendo, mi sono costruito questo database di informazioni per cercare di arrivare quanto più possibile a una soluzione ragionevole, e anche che tiene conto, come dire, non soltanto delle strutture, ma anche delle cose in essere, no? Quindi il percorso che già c'è, la visione degli amministratori, l'accettabilità sociale di un'operazione del genere, tutte cose che in qualche modo tu puoi descrivere, no?
Anche se è difficile, questa cosa ve l'ho fatta vedere proprio perché mi appassiona quel tema, però secondo me in pensare che e possa esistere una distinzione tra un percorso ciclistico per i turisti e uno per i non turisti, io non riesco a capirne l'utilità di questa distinzione. Io devo infrastrutturare il mio territorio non soltanto con le infrastrutture, anche con le regole, anche con azioni meno forti, però anche meno costose, però più intelligenti, no? E penso anche a quanto può dare il mondo smart, a questo il contributo del mondo smart a questa roba qui, per renderlo ciclabile per tutti. Poi è chiaro che una volta che ho fatto ciclabile per tutti, il turista è il primo che ne approfitta, perché ha l'intelligenza di capire che è un territorio lento, che loro già vengono per fare cicloturismo, no? Soprattutto i paesi del nord, hanno bisogno di andare in sicurezza, non è che hanno bisogno di un percorso che gli indica dove è l'abbazia di Casole, secondo me, che pure è interessante se si riesce a dare come struttura informativa, ma loro ce l'hanno sullo smartphone. Questo è quello che penso io, però non è che sia. Sì,